Ciao ragazze, rieccomi tornata con un nuovo video. Ne approfitto per girare il video sui prodotti finiti perché davvero ho la mia vaschetta di Sephora che sto strabordando di robe e così ne approfitto per buttarle anche perché mia madre si arrabbia che tengo tutte queste carte in giro e inizio col farvi vedere tutte le salviettine struccanti che ho utilizzato. Allora, ho utilizzato l'Essentiour, queste qui, che io prima adoravo, ma adesso le schifo perché hanno cambiato la formulazione. Innanzitutto puzzano, non sanno più di mandorla come un tempo, e poi non struccano niente, quindi bocciate. Le Laurella, che utilizzo, vi ho fatto vedere diverse volte, costano 1 euro. Diciamo, non fanno totalmente schifo, però c'è di meglio, onestamente. Ora vi faccio vedere le salviettine struccanti che utilizzo per eccellenza. Aspettate, un altro pacchettino di Laurella. Ma, queste qua sono per salviettine intime, vabbè. Comunque, due pacchettini di Laurella. L'intimo, vabbè, sono quelle salviettine rinfrescanti da tenere in borsa, quindi è inutile che ve le recensisco. Però le Laurella, come salviettine struccanti, non mi piacciono. Sto adorando queste qui di seta blu. Ne ho finita una, due, tre confezioni da, non lo dice. Comunque hanno un tessuto anidro d'ape, danno l'aloe vera all'interno e hanno un profumo fantastico. Costano 1 euro e compro sempre soltanto loro. Ah, ne ho finito un'altra, quindi sono quattro confezioni. Poi queste qui che io tengo in borsa per tutti i tipi di usi. Ma queste qua della seta blu, ragazze, le trovate, sono davvero molto buone. Cioè, sto utilizzando anche la ceretta della seta blu per baffetti e per il corpo. Costa poco, tipo la scatolina per i baffetti costa 1 euro e la scatolina 90, giù di lì. Ma è davvero ottima, io non gli davo una lira, invece devo dire che i prodotti seta blu sono davvero molto molto buoni, quindi se li trovate, io li trovo nel negozio dei detersivi, ma li potete trovare anche a tutto 99 centesimi, sono davvero ottimi. Poi ho finito due deodoranti della Nivea, questi qua sono gli Invisible qualcosa, 48 ore. Poi ho finito questo campioncino di crema dell'Egyptian Magic che io utilizzavo dopo la ceretta oppure insomma per idratare la pelle in generale perché questa crema è famosa proprio per le qualità nutritive che ha perché all'interno praticamente presenta soltanto oli naturali. Costa un botto di soldi perché io questo campioncino l'ho preso al Cosmoprof. E devo dire è molto molto buona, l'odore non è dei migliori perché comunque è un prodotto diciamo naturale, infatti come primo ingrediente c'è l'olio d'oliva ad esempio, vedete? Spero che si può leggere, secondo me no. Comunque come primo ingrediente c'è l'olio d'oliva ed è davvero molto molto buona. Poi tiene il miele, estratti di propoli, davvero un'ottima ottima crema, super super idratante. Poi ho terminato questo crema corpo profumata alla camelia, che è la nuova profumazione dell'erbolario ed è buonissima, però devo desistere perché non è il caso di spendere soldi in creme corpo perché ce li ho. Un prodotto super è questo siero viso della Fontana con Tanarini si chiama Shock Eternally Young e ha l'odore di Alien di Thierry Mugler, questo siero è qualcosa raga di fantastico. Io l'ho utilizzato una volta a settimana il campioncino e l'ho tenuto per 3-4 settimane, tipo perché ne basta davvero pochissimo. E vedete subito la vostra pelle più distesa, più luminosa. È davvero un ottimo, ottimo siero viso che utilizzo per riavvivare un pochettino la pelle spenta che ho del viso, per curarmi un pochettino, diciamo, il viso. E il siero lo faccio una volta a settimana e devo dire che è fantastico. E questa qui è il Shock Eternally Young, è un profumo soave, non vi sto a dire. Poi ho finito questa crema ai tesori d'Oriente, ho lasciato solo il tappo
ed è la crema corpo, olio di argan e fiori di aranzo, molto molto buona. Vabbè, questo qua era il robo che stava sulla crema. Poi ho fatto la maschera al peeling per togliere la pelle morta della Montagnes e devo dire che funziona. Praticamente mi ha tolto tutta la pelle morta sul viso ed è molto molto simpatica. Innanzitutto è una maschera super super fresca perché mi pare che è tipo ai cetrioli e alla menta. Quando la mettete sul viso avete questa sensazione di fresco che è qualcosa di fantastico. Poi si solidifica e andate a tirare e porta via tutte le impurità della pelle, come la famosissima maschera quella lì cinese per i punti neri sul naso. Il sistema è proprio così, è davvero molto buona. Questa qui è la maschera, se qualcuno è interessata. Sempre campioncino del Cosmo, prof. Poi come crema idratante non ho resistito, anche se è un doposole, ho utilizzato il doposole della Supertan. Questo qui ha un effetto anti-aging, idratante e snellente. E ha un odore, raga, soave, qualcosa di stupendo. Gli altri li ho conservati per quando vado al mare. L'ho messo come crema corpo perché ha un odore troppo 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 bello e lo adoro. Vi ho già parlato dei prodotti della Supertan e sono davvero molto molto buoni, sono dei solari davvero di qualità. Poi cosa ho finito? Ho finito questa cipria della Physian Formula ed è la Mineral Wear, quella lì con tutti i colori all'interno che poi prende il colore perfetto della vostra pelle. È buona, praticamente è trasparente sul viso, è davvero fantastica. La confezione sono molto carine, infatti ho salvato il pennellino, non l'ho buttata. Stava nel mio progetto smaltimento perché me ne era rimasta proprio uno sputo e l'ho voluta terminare. La vorrei ricomprare, anche se devo dire la verità, i prezzi della Physian Formula in Italia sono eccessivi, onestamente, per un marchio che comunque non tutti conoscono. Li volete promuovere questi prodotti qua? Fate un'offerta lancio, un'offerta promozionale, perché comunque hanno un prezzo un po' eccessivo per i miei gusti. Poi butto questo perché mi si è rotto il robo per applicarlo, mi piaceva tantissimo, ed è il Super Stay 10 ore Tint Gloss della Maybelline. Praticamente mi è caduto il robo, vedete? Il pennellino dentro la confezione si è tolto e non so come applicarlo, quindi per forza lo devo buttare. Ho terminato il struccante della Yves Rocher, che io adoro, il bifasico Yves Rocher, ve ne ho parlato fino a vomitare, ma è uno struccante bifasico davvero molto buono. Ho comprato quello di Essence e vi farò sapere, per ora non mi ha deluso, è davvero valido e costa ovviamente di meno rispetto all'Yves Rocher. Ho terminato questa matita long lasting di Essence, questa qua è la colorazione 16 Coolest Chic ed era un viola, le classiche insomma matitine automatiche di Essence. È la prima volta che ho finito una matita, infatti mi sono sentita molto molto soddisfatta. Poi ho finito vari campioncini, il bagno schiuma Hortensia dell'Erbolario, troppo fiorito come profumazione, non è che mi è piaciuta, mi ha ricordato, non è fresca da ragazza, è un po' più da signora, da vecchietta. Poi il latte corpo al miele e jojoba. Questa qui è della Bottega Verde, però. Ho terminato la crema rigenerante della Glenova. Queste creme sono fantastiche e costano solo 1 euro. Ed è questa qui è con olio d'argan. Ho anche un'altra con l'olio, il burro di karité, che è davvero fantastica e non la cambio con nessuno. E ho finito 2 confezioni di questo burro di karité per capelli della marca mazzuri.co.uk. Sono dei campioncini che mi hanno dato al Cosmo, però ci ho fatto diverse applicazioni. Devo dire che i prodotti di questa azienda sono fantastici. Se andate a vedere su internet, scrivete Mazzuri Natural qualcosa, vi esce comunque il sito
mazzuri.co.uk e fanno tutti i prodotti naturali per capelli davvero fantastici. Questo burro di karité io lo utilizzo principalmente prima di asciugare i capelli, quindi sui capelli umidi, per renderli morbidi e lucenti. Mi fate sempre complimenti sui miei capelli, io cerco di avere queste accortenze, o utilizzo il burro di karité puro come in questo caso, oppure l'olio d'argan prima di asciugare i capelli. E lo applico anche dopo per renderli belli luminosi. Ovviamente un olio d'argan, vi consiglio un olio d'argan buono, non di quelli che costano 1 euro, 2 euro, perché sennò vi fa l'effetto olio in testa, che è bruttissimo. Il mio olio d'argan ve l'ho mostrato nel mio video routine per capelli, che trovate sul mio canale, ed è ancora lui e lo adoro. E poi per ultimo ho terminato il primer di Young Blood, questo primer qui, il mineral primer, che ho anche un'altra confezione, devo dire è molto molto buono, però è un primer che possono utilizzare persone che non hanno problematiche per quanto riguarda la pelle, perché ho fatto una prova trucco a una ragazza per un matrimonio, e lei aveva una pelle molto molto secca, e su di lei non mi è piaciuto per nulla l'effetto che gli ha dato, e quindi vi consiglio, se avete un tipo di pelle problematica, di farvelo provare al negozio prima dell'acquisto, che potete trovare questi prodotti Young Blood dalla Gardenia, ma dato che costa un botto, vi consiglio di farvelo provare prima dalla Mua che c'è lì, o dalla signorina che si occupa del servizio del settore make up, per vedere sulla vostra pelle come reagisce, perché sennò è peccato che andate a spendere più di 30-40 euro di primer. E detto questo, ragazze, ho finito, anzi no, c'è un ultimo campioncino del fondotinta di Armani, questo me l'ha regalato Tiziana, una ragazza del gruppo MAC, ho comprato da lei una tinta LA Splash e mi ha mandato diversi prodottini, campioncini. Questo fondotinta d'Armani, raga, è fantastico, cioè si vede quando un fondotinta costa 30-40 euro, la differenza c'è. Il purtroppo è averli sti soldi. Devo dire la verità, quest'anno comunque ho diversi fondotinta, però me ne voglio comprare uno ma buono, e volevo puntare a MAC, perché comunque ho aperto MAC a Salerno e voglio provare un fondotinta di MAC, cioè quello che ha Federica, Deri Bruno, che saluto, che ho provato quando sono andata al Cosmo.